Benvenuti per un nuovo appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo del disegno di legge finanziaria. Ieri i sindacati hanno definito il testo illogico e incoerente nella parte di competenza del pubblico impiego. Per Forza Italia invece i numeri non sono credibili e intanto sono 6 deputati regionali indagati per abuso d'ufficio. In collegamento da Blog Sicilia Palermo, Maglio Viola. Soltanto 800.000 euro di risparmio verranno dalle norme regionali sul personale a fronte dei 5 milioni che prevede di risparmiare l'assessorato all'economia. Lo ha ammesso la funzione pubblica davanti alla Commissione Affari Istituzionali. Forza Italia parla adesso di una legge di stabilità dai numeri non credibili e senza reali risparmi. Mentre va avanti la procedura per l'approvazione della finanziaria 2016, scoppia un altro caso in Assemblea regionale siciliana, quella dell'indennità Naia. 6 deputati sono indagati per abuso d'ufficio, fra di loro l'ex presidente Francesco Cascio e l'attuale assessore regionale alla salute Baldo Gucciardi, che componevano la commissione di presidenza che avrebbe concesso appunto questa indennità illegittima, secondo la procura di Palermo, ai deputati dal 2010. La Guardia di Finanza di Catania ha sequestrato 1 chilo di eroina e 27 grammi di cocaina. La droga, se immessa nel mercato, avrebbe fruttato 150.000 euro. Viaggiavano in auto con l'eroina e la cocaina nascosta sotto il tetto di una Fiat Punto. Droga che al dettaglio avrebbe fruttato 150.000 euro. 2 persone, un catanese e un palermitano, sono state fermate durante un controllo al casello di San Gregorio. I finanzieri hanno sequestrato 1 chilo di eroina e 27 grammi di cocaina purissima, droga destinata al mercato catanese. La Confcommercio di Catania dice no all'aumento del biglietto Sostare. I particolari nel prossimo servizio. Tiene sempre banco a Catania la questione dell'aumento della sosta oraria prevista all'interno del contratto di servizi con la Sostare, un tema che sarà vagliato dal Consiglio Comunale martedì prossimo. Oggi, intanto, nella sede di Confcommercio si sono riuniti i presidenti delle varie circoscrizioni per uno scambio di opinioni sull'argomento e condividere un percorso che eviti l'aumento fino a 80 centesimi l'ora. L'augurio è quello di annullare l'articolo 3 della convenzione, ovvero l'aumento della sosta oraria, con una proposta alternativa e valida. La proposta di Confcommercio in ordine al contratto che l'amministrazione comunale vuole fare con Sostare è un atto che vogliamo bloccare nella misura in cui prevede degli aumenti tariffari che graverebbero sui cittadini ma anche sulle imprese commerciali e sul sistema commerciale della città. Incide sulla viabilità, perché prendiamo il caso della terza circoscrizione che ha 3 porte di accesso fondamentali: Vincenzo Giuffrida, Viale Vittorio Veneto e Via Passo Grevina. Non fa che altro che aumentare ancora di più il traffico, perché poi alla fin fine non incide sulla viabilità, incide solo sul costo dei cittadini e penalizza i commercianti. Il sindaco di Mister Bianco, Nino Di Guardo, denuncia ancora una volta il degrado ambientale causato dalla discarica Valanghe d'inverno e presenta l'ennesimo esposto in procura. Il primo cittadino nei giorni scorsi ha scritto al ministro dell'Ambiente. Noi ci siamo ribellati e ci ribelliamo perché l'emergenza è diventata la continuità, la norma, e quindi ci siamo appellati da un lato da tempo al Presidente della Regione, che deve provvedere a dare risposte, a governare il fenomeno dei rifiuti. Invece in nome dell'emergenza continua ad accordare ancora tempo alle discariche e quindi queste discariche si riempiono e non c'è un'alternativa. Qui ci siamo rivolti proprio ieri al Ministro Galletti che si occupa dei rifiuti, che si occupa dell'ambiente, per trovare una soluzione nuova. Abbiamo fatto una denuncia alla Procura della Repubblica, l'ennesima denuncia. La festa di Sant'Agata verrà celebrata anche in provincia di Bologna, nel paese della Lamborghini. Sentiamo proprio da Bologna Francesco Bianco. Non sino a Marte, parafrasando una canzone di Mario Minuti, ma in Emilia Romagna sì. Anche a Sant'Agata Bolognese, casa del lussuoso brand automobilistico della Lamborghini, il 5 febbraio prossimo si festeggerà la Santuzza. Ne approfitto per fare un saluto agli amici di Catania che hanno l'onore di avere il corpo della Santa nostra patrona presso di loro.
e volevo ricordare loro che anche per noi è una santa importante, perché essendo appunto la patrona ci dà l'onore di poterla festeggiare nel modo migliore, organizzando sempre una fiera molto importante. Diversi sono a Sant'Agata i dipinti che raffigurano la santa, anche un affresco sotto il nostro porticato la rappresenta assieme alla Vergine e a San Giovanni Battista. Quello che è presente in chiesa è una vera e propria tela seicentesca che raffigura la santa con il vassoio e i propri seni sopra, ed è attribuita al pennello di Guido Reni. In effetti, in occasione della festa di Sant'Agata si crea quella che è una ciambella che si chiama brazzadella tendra, detta in dialetto bolognese ciambella tenera, e che è una usanza tipica di Sant'Agata bolognese. Cura i cani randagi e cerca nuovi padroni che possono adottarli, poi segue la loro nuova vita dalla pagina Facebook. Accade a Catania, ce ne parla Andrea Lo Giudice dalla redazione di New Sicilia. La sua bacheca Facebook è piena di foto di cagnolini che trova per strada, abbandonati. Ma lei, la zia catanese dei cani, Danila Novelli, non si perde d'animo. Li porta con sé, li fa curare dai veterinari e poi gli cerca casa. È una forza questa donna, che insieme con altre collaboratrici da anni ormai tenta di ridonare felicità a quei cagnolini meno fortunati. Una zia smart che riesce a farli adottare anche al centro e nord Italia. Infatti la sua pagina personale su Facebook ormai riscuote un grande successo ed è seguita anche da non siciliani. Quando si fa avanti una famiglia disposta all'adozione, non ci sono distanze che tengono. Danila imbarca i cagnolini e li spedisce ovunque, purché siano ambienti sereni. Ma non finisce qui. Lei continua a seguirli durante il periodo di adattamento al nuovo contesto e simpaticamente gli dà voce attraverso dei post sulla bacheca, come vi mostriamo in queste foto. «Guardate come sono diventato bello», recita un post che mostra il video di un cagnolino adottato da poco tempo. Oppure, ciao, sono Tom, vi voglio bene, mandate un bacio alla mia sorellina, si legge su un'altra foto. Insomma, una bacheca non adatta ai deboli di cuore. Ed è tutto per questo appuntamento con l'informazione, seguiteci attraverso i giornali online di riferimento, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento. No, Sarri dà del finocchio a Mancini, non è giusto, tantomeno corretto. Però, Callinda Ravanna ci stai ghiando do culo, eh? Sposami. Dal 16 al 24 gennaio alle Ciminiere di Catania, Sposami, il più grande salone nazionale del matrimonio. 200 stand, eventi, premi e spettacolari sfilate per lo sposo e la sposa. Sposami, dal 16 al 24 gennaio, dal lunedì al venerdì 16-21, sabato e domenica 10-22. Sposami, alle Ciminiere di Catania. È un'organizzazione Expo. Sposamiexpo.it.